San Guglielmo da Vercelli. Nato da famiglia nobile verso il 1085, vestì giovanissimo l'abito monastico e si recò in pellegrinaggio nei più celebri santuari della cristianità. Giunto sulla sommità del Monte Partenio, poi denominato Monte Vergine, capì che quello era il luogo scelto per lui dal Signore. Vicino alle rovine di un tempio dedicato alla Dea Cibele si fece costruire una cella dove rimase per un anno a pregare e meditare. Nel 1124, accanto alla sua cella, fece costruire una chiesa dedicata alla Vergine e consacrata dal vescovo Giovanni di Avellino. La chiesa attirava sempre più fedeli, tanto che Guglielmo abbandonò la comunità di monaci di Montevergine in cerca di solitudine. Morì a Goleto il 24 giugno 1142 e la sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi. Nel 1807 le sue spoglie furono portate a Montevergine.